Diamo il buongiorno a Daniele Piva, avvocato, candidato per il Movimento 5 Stelle all'uninominale a Roma. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Buongiorno avvocato. Allora, lei dove si candida precisamente? Collegio 8, uninominale, Camera, che è denominato Ardedino a Roma e comprende Leur, Dalmata, Torino, Mezzocammino, Ostiense, Garbatella, San Paolo. Insomma, quindi Roma è un territorio abbastanza vasto. Esteso, sì. Senta Piva, allora oggi Roma è abbastanza sommersa da una coltre di neve e insomma ha fatto bene la Raggi ieri a chiudere le scuole. Benissimo, c'è un problema di sicurezza nella viabilità, come al solito si fa presto a criticare, però poi il tempo ci dà ragione, come anche ci danno ragione i conti, perché non so se avete visto che oggi abbiamo anche ha avuto la notizia ormai pubblicata che nell'anno 2016-2017, anche grazie a un notevole sforzo dell'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale, i costi di gestione, di consulenze, di incarichi sono notevolmente ridotti rispetto sia all'amministrazione Alemanno sia all'amministrazione Marino. Quindi ci teniamo due piccole vittorie oggi. Senta, e a proposito di queste piccole o grandi vittorie, l'amministrazione Raggi è stata criticata in questi mesi, inutile nascondercelo, per la gestione della città ci sono stati tanti problemi anche per le nomine, anche se poi la Raggi è stata neanche assolta, non è stata neanche processata recentemente per la nomina di Romeo a capo della sua segreteria, perché si è detto appunto che non c'era reato, non c'è stato proprio il processo. Non è neanche iniziato e poi c'è stata la grande emergenza, c'è ancora effettivamente l'emergenza rifiuti. Avete il timore che questo poi condizioni il voto a Roma e nel Lazio? Allora, correttamente lei ha detto, c'è stata un'archiviazione per un'ipotesi ventilata di abuso d'ufficio per la nomina di Romeo. Peccato che per un anno e mezzo la sindaca sia stata oggetto di oltraggi, offese, vilipendi, proprio di tutto si è detto e di più tra vita pubblica e vita privata su questa nomina. Per quanto riguarda i problemi, guardi, i romani, io lo sto dicendo in campagna elettorale, li comprendo, gli errori per ingenuità si possono anche fare all'inizio, l'avventura è un'avventura grandissima, 13 miliardi di euro di buco, però abbiamo anche piano piano, con piccoli passi, conquistato dei risultati che i romani potranno vedere nei prossimi mesi. Ad esempio, appunto, lei faceva riferimento alla gestione di Roma, pensi al tema delle gare. Per fare un bando oggi pulito, con tutte le procedure certificate dall'ANAC, che peraltro recentemente ha riconosciuto a Roma grandissimi risultati sul piano della trasparenza delle procedure, per fare dei bandi, alla fine avere dei vincitori dignitosi ci vogliono 9 mesi. Quindi mentre prima sulla manutenzione delle strade, sul tema dei rifiuti, sì, chiamava, no, spesso l'amico che forniva un servizio che poi puntualmente non dava i suoi frutti e dopo qualche mese bisognava di nuovo ricorrere a lui. Oggi ci sono dei bandi che sono però partiti ovviamente poco tempo fa, quindi si devono ancora completare con appalti regolari e alla fine si chiedono anche delle garanzie, cioè se il servizio non va bene l'appaltatore deve a sue spese provvedere. Avvocato, quindi, purtroppo... mi scusi, però mi pare di capire che quindi lei dice ci vuole tempo per imparare a fare politica, ci vuole tempo per fare gli appalti in modo regolare, nel frattempo però a Roma la situazione non è semplice. No, io non ho detto che ci vuole tempo per imparare a fare politica, no, ho detto che ci vuole tempo quando si mette in piedi una gara seria per avere poi un servizio dignitoso nella gestione. No, no, però lei diceva che gli errori inizialmente, in una fase iniziale del governo di una città come Roma, ci possono stare. Ci possono stare degli errori, nel senso che, guardi, tanto per capire, quest'anno dopo 30 anni per la prima volta il bilancio è stato approvato nei tempi, ad esempio. Ma questo perché? Perché prima si è dovuto prendere anche cognizione di tutto quello che si è trovato e solo questo, mi creda, ha bisogno dei suoi tempi, altrimenti ci si improvvisa, si fanno gli slogan, gli spot. Però mi scusi, Virginia Raggi e anche altri che poi sono ancora in consiglio comunale erano già consiglieri comunali e tutto sommato i sondaggi che poi ogni tanto ci prendono dicevano almeno da qualche mese che insomma il Movimento 5 Stelle era in ampio vantaggio a Roma. Non ci si poteva preparare un po' meglio anche magari con una squadra di governo comunale, cioè di assessori, la giunta? Guardi, allora, il tema della squadra indubbiamente c'è stato qualche no, c'è stato qualche problema, su questo penso che ormai sia indubitabile, è inutile non ammetterlo, però un conto è prepararsi a una campagna elettorale, un conto è entrare in Campidoglio, entrare nelle stanze dove
appunto poi si prendono le decisioni, conoscere le dinamiche, il personale e soprattutto anche gli atti, i conti, e quella è un'altra cosa. Piva, ma noi ci dovremmo aspettare questa, come dire, difficoltà iniziale anche nel caso il Movimento 5 Stelle andasse al governo nazionale, perché questo sarebbe molto più preoccupante. È già preoccupante a Roma, ma insomma a livello nazionale sarebbe ancora peggio, no? No, questo assolutamente no. Qui ci sono stati anni in cui, per esempio, il nostro programma è stato studiato, è stato certificato con esperti, economisti, ci sono gli studi delle commissioni. Cioè ci sta promettendo che a livello nazionale farete meglio di quello che avete fatto a Roma? La squadra di governo è già pronta. La squadra di governo è già pronta, verrà annunciata il 1 marzo. Ci sono 5 anni di studio nelle commissioni, c'è stato un lavorone. Vi sentite pronti, quindi? Assolutamente pronti, se gli italiani ovviamente ci daranno la possibilità. Certo. Senta, lei ha detto prima che si è detto di tutto e di più sulla Raggi e poi il caso invece è stato archiviato. Per onestà bisogna dire che si dice di tutto e di più su tutti i politici. Ma per quanto riguarda voi c'è un punto, una domanda che le vorrei fare. Non siete voi che avete un po' alzato l'asticella della trasparenza, dell'onestà, e quindi vi trovate voi in difficoltà a dover poi dire qui abbiamo sbagliato, ci sono le mele marce? Cioè non è più facile e più ovvio pensare che le mele marce stanno dappertutto? Perché allora, questa pretesa di avere il primato morale? Allora, intanto, più che pretesa noi di avere il primato morale, era la politica del passato che ci ha consegnato l'immoralità e la illegalità, indagati a destra e a sinistra, e quello sì, che appunto dappertutto in però. Giorni. No, però, scusi, c'è una bella differenza. A noi hanno imputato il discorso delle mancate restituzioni di soldi che sono privati, l'abbiamo detto in tutte le salse, quello non costituisce assolutamente reato, c'è stato un impegno che non è stato onorato e le persone sono state individuate. Abbiamo ringraziato i giornalisti che ci hanno dato la possibilità di attivare questi controlli, ne abbiamo addirittura candidato una iena mentre altri esercitano violenza sui giornalisti che fanno queste indagini e li abbiamo espulsi. Cioè il messaggio dell'onestà rimane assolutamente lo stesso, per noi è un valore assoluto, le regole contano più del singolo, la squadra e il movimento non si ferma di fronte all'errore del singolo, gli altri li candidano, non li espelliamo. Quindi ribadiamo questo, anzi questo episodio, ecco perché noi diciamo è un boomerang, ci ha consentito ovviamente di mettere in rilievo quello che molti italiani non sapevano, cioè 23.400.000 euro restituiti al MEF in quel fondo che hanno consentito microcredito e assunzioni, ma nello stesso tempo ci ha anche consentito di individuare chi invece ci ha preso in giro, chi non ha onorato l'impegno e chi deve essere messo fuori dal movimento, perché la politica questo messaggio deve lanciare. Quindi anche nell'errore siamo contenti di averlo potuto ribadire, quindi onestà e trasparenza ancora più di prima. Senta, avvocato Piva, lei è un esperto di diritto penale, idoneo professore associato, leggo dal suo curriculum, dottore di ricerca, assegnista di ricerca, e quindi volevo chiederle un parere soprattutto diciamo a livello politico ovviamente su questa riforma della giustizia penale che è rimasta un po' sospesa perché insomma dovrebbero arrivare decreti attuativi, non arrivano, insomma com'è la posizione del Movimento 5 Stelle su questo? Che secondo il centrodestra si è trattato di un'amnistia mascherata? No, allora, i giudizi sono due, passato e futuro. Sul futuro noi abbiamo un programma, ovviamente, che voi conoscete, spero che tutti conoscano, che abbiamo fatto votare agli iscritti, quindi una riforma dell'agente provocatore per la lotta anticorruzione, un innalzamento della pena soprattutto nei minimi, nuovi magistrati e nuovi amministrativi, 1.400 magistrati e 5.000 amministrativi nel quinquennio, a regime, abbiamo una modifica dell'autoriciclaggio con l'esclusione della clausola di godimento personale, una riforma del falso in bilancio, quindi abbiamo proposte. Quanto alla invece modifica di alcune normative e ai decreti che sono rimasti peraltro appunto nell'ultimo Consiglio dei Ministri, alcuni in sospeso, altri no, il giudizio, devo dire, questo lo dico da tecnico senza alcuna polemica, sulla produzione legislativa in materia di giustizia del governo, su alcuni punti mi trovo assolutamente d'accordo, per esempio sul reinserimento del falso in bilancio che era stato nel 2002 dalla riforma del governo Berlusconi pressoché depenalizzato e escluso. Però sotto il profilo della qualità della produzione legislativa, ahimè, l'ho detto anche in molti convegni l'altro giorno al CNEL, ho delle riserve, perché per esempio sul falso in bilancio lei pensi che la legge è del 2015 del governo Renzi e si è creato un contrasto giurisprudenziale su una questione che è direi elementare, cioè se le valutazioni del bilancio possono essere false, ma essendo il bilancio
tutto, valutazione, è evidente che doveva essere così, però ecco, la produzione legislativa scarna, sciatta, purtroppo alimenta contrasti giurisprudenziali che poi noi avvocati penalisti ci troviamo a gestire nelle aule e che sono assolutamente il contrario dell'origine, cioè voglio rimettere il falso in bilancio, in realtà c'è il rischio che tutte le valutazioni riescano fuori dal giudizio di falsità e quindi il falso in bilancio scompaia. Ecco, avvocato, lei parlava di produzione legislativa. Recentemente una indagine di Open Police, che non so se conosce questa piattaforma che si occupa, insomma, di fare un po' le pulci a voi parlamentari, indice di produttività, eccetera. Voi è un auspicio. Ha ragione. Ai parlamentari in generale. Allora, faccia tutti i gesti scaramantici che vuole. Senta, Open Police ha tirato fuori questo dato, cioè 3 leggi su 4 nella passata legislatura erano di iniziativa governativa e solo 1 su 4 invece venivano dal Parlamento, che sarebbe l'organo, il primo organo deputato poi alla produzione legislativa. Abbiamo un problema? Assolutamente sì. Il Parlamento, che sostanzialmente esercita la sovranità popolare, ha completamente perso ormai la sua funzione, e non soltanto per quello che giustamente cita lei, cioè i disegni di legge sono prevalentemente di iniziativa governativa. Apro una parentesi, si deve al Movimento 5 Stelle una grande lotta, ad esempio, per mettere all'ordine del giorno in discussione tutti i disegni di legge di iniziativa popolare, e chiudo la parentesi. Ma c'è anche il problema dell'abuso ormai noto della decretazione di urgenza, già censurato dalla Corte Costituzionale con una famosissima sentenza, la 360 del 1996, cioè il fatto che si decreta da parte del governo senza presupposti che sono poi quelli di necessità e di urgenza. Lei pensi solo che nel 2006, nel decreto Olimpiadi, si riformò la disciplina sulle droghe, con abolizione della distinzione tra le droghe pesanti e le droghe leggere, all'epoca appunto firmato Fini, Giovanardi. Quindi, insomma, il Parlamento deve tornare a fare le leggi, deve essere quello è il centro del confronto e quindi poi della produzione legislativa, e non certamente le stanze del governo, delle commissioni. Senta, in questa sua, in questo suo appello, diciamo, a ritornare ai criteri di costituzionalità e istituzionalità, in qualche modo è suonato un po' però il rituale invece, la mossa di Maio di provare a salire al Quirinale per consegnare a Mattarella, così hanno scritto i giornali, una lista di ministri e sottoporla all'approvazione del Presidente della Repubblica. Non sono d'accordo. Allora, Luigi Di Maio l'altro giorno ha chiesto un appuntamento e ha incontrato il segretario generale della Presidenza della Repubblica per un atto di cortesia istituzionale. In che senso? Sappiamo tutti che i ministri vengono nominati su proposta del Presidente del Consiglio, ma dal Presidente della Repubblica. Poiché è intenzione, come si è detto dall'inizio della campagna elettorale, poiché il Movimento è l'unica forza, mi sembra, in questa campagna elettorale, quantomeno cui si deve trasparenza, con un candidato premier, un programma e una squadra di ministri, è intenzione di annunciare agli italiani chi sarebbero le persone proposte, ferme le prerogative ovviamente del Presidente della Repubblica, proposte come ministri, la cortesia è stata di volerlo annunciare formalmente al Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Poi ovviamente questo, diciamo, non indica nessuna forzatura, non vuole assolutamente essere, come leggo oggi sui giornali, atto di corteggiamento, ma atto di cortesia istituzionale. A proposito di questa squadra di governo, il Sergio Costa, l'ex generale, l'ex comandante dei Carabinieri, è indicato come ministro dell'ambiente. Vuol dire, Costa è quello che ha scoperto i veleni nella Terra dei Fuochi, era capo del comandante regionale dei forestali. Vuol dire questa mossa che ripristinerete il corpo forestale che è stato fatto confluire dal governo Renzi nei Carabinieri? Beh, quella è una battaglia che il Movimento ha combattuto e che con coerenza ovviamente non può diciamo oggi negare. Il corpo forestale, al corpo forestale si deve tantissimo, e di conseguenza la specializzazione, l'autonomia di quel corpo è un valore che il Movimento perseguirà, persegue. Quindi la risposta è sì, lo ripristinerete? Su questo, diciamo, non, nel punto di programma non c'è questo discorso, però c'è, anzi approfitto, perché girano tante fake news su proprio su, in generale, sui militari, sulle forze dell'ordine. Non proponiamo assolutamente tagli, abbassamenti di stipendi, al contrario, 10.000 unità, 5.000 in forze di polizia, non c'entra nulla, ma anche per i vigili del fuoco, 6.000 nuovi vigili del fuoco. E noi dobbiamo dire grazie a queste forze dell'ordine per quello che fanno, assolutamente valorizzarli come gli insegnanti a livello economico per lo splendido lavoro che fanno e la sicurezza e il controllo del territorio che ci garantiscono. Detto questo, non credo che sarebbe, diciamo così, incoerente riproporre
affrontare il tema anche del corpo forestale, che oggi non esiste più, ma cui in passato, come per il generale Costa, si deve tanto, anche con riferimento all'indagine cui ha fatto cenno lei. Avvocato Piva, allora, lei è molto inserito nel mondo dell'università, no? Perché comunque tiene dei corsi, appunto, dicevamo, assegnista di ricerca, idoneo professore associato. Oggi su Repubblica c'è l'analisi dei programmi dei partiti per la scuola e l'università. Si parla un po' più di scuola, un po' meno di università, però proprio con lei proprio di università invece vorrei parlare. Perché su Repubblica, che è un giornale che non vi è amico, diciamo, vi riconosce però che il vostro programma è il più esteso e articolato in materia di università e ricerca. Il movimento, si legge, intende aumentare la quota del fondo ordinario, ma non indica di quanto. La quota premiale deve diventare aggiuntiva e non a sottrazione. Nel riparto delle risorse per ogni ateneo si dovrà tener conto del successo dei laureati nel mondo, del reclutamento di giovani ricercatori e della diminuzione dei docenti di ruolo improduttivi. Ce lo traduce in termini un po' più semplici? Assolutamente. Guardi, in questi anni il movimento ha denunciato innanzitutto una prima responsabilità tra le tante del sistema della legge Gelmini, cioè l'abbattimento del fondo di finanziamento ordinario, che è quello che il Ministero dà alle università per sostentarsi, quindi per pagarsi la manutenzione degli edifici, gli stipendi dei professori, dei docenti, eccetera. Perché che cosa ha fatto quella legge? Quando si parla di quota premiale, come lei appunto ha appena letto, la quota premiale la si è tolta dal fondo di finanziamento e la si è attribuita sulla base di parametri assolutamente indecifrabili, che ha portato oggi le università ad essere divise in università di serie A e università di serie Z, cioè le università già ricche sono diventate ancora più ricche e quelle più povere sono pressoché ormai alla chiusura o alla devozione. Allora noi vogliamo innanzitutto riaumentare il fondo di finanziamento ordinario, quantomeno come era prima della sottrazione di questa quota in premialità, ma anche di più, perché ci sono 15 miliardi che noi mettiamo su scuola e università nel nostro programma, perché i soldi in questo paese ci sono, il problema è che non vanno sempre dati a banche, ad esempio, come è stato fatto con un consiglio dei ministri ormai notissimo, ma vanno investite sulle persone. Dietro l'università ci sono le persone. Qui vengo al tema del reclutamento. L'università è fatta, e ci sono oggi 300 assegnisti che manifestano a Genova per questo problema, perché ormai sono fuori dall'università dopo anni e anni di precariato, a 45 anni fatti fuori, quindi, e sono i migliori cervelli che abbiamo, è il problema del precariato. Allora, le figure del ricercatore, altra novità perla della legge Gelmini, tutte a tempo determinato, distinte in due tipologie, ricercatore di tipo A e ricercatore di tipo B, secondo il programma del Movimento 5 Stelle devono sparire ed essere invece ripristinata la figura del ricercatore a tempo indeterminato, che chiameremo, come già si chiama, professore aggregato, perché è quello che fa davvero ricerca, è quello che tiene gli esami, è quello che segue le tesi, è quello che diciamo fa didattica, lo sanno tutti all'università, ma non si può vedere dopo 3 anni nel primo triennio come ricercatore di tipo A, prorogabili di 2, poi dopo altri 3 come ricercatore di tipo B, nel frattempo a 40-45 anni non si può vedere poi preclusa la strada perché non ci sono i soldi, perché i punti organico non bastano, e quindi arrivederci a casa. A casa poi dove? Perché a 45 anni dove va? Certo. Noi ringraziamo Daniele Piva, l'avvocato Daniele Piva, che corre a Roma per il Movimento 5 Stelle. Grazie di essere stato con noi. Bocca al lupo per la sua campagna elettorale. Ringraziamo anche Eraldo Bellini, che ci ha assistito in console per questa rassegna stampa.